Ciao a tutti, bentrovati ancora una volta a parlare di libri. Oggi non vi farò mistero del libro del quale vi parlerò e dal quale dedicherò un video singolo. E il libro in questione è Wolf Hall di Hilary Mantel. Hilary Mantel, è la prima donna a vincere due Booker Prize, è la prima scrittrice a vincere due Booker Prize perché non è capitato neanche un uomo, ed è la prima scrittrice a vincere due Booker Prize per due volumi, due libri facenti parte della stessa trilogia. La trilogia non so se abbia un nome, io la chiamerò la trilogia che vede un po' protagonista il personaggio molto famoso di Thomas Cromwell, che da figlio di un fabbro, di un povero uomo e per lo più malmenato da suo padre, finisce per arrivare al culmine della sua carriera a diventare il consigliere di un re dalla vita piuttosto discussa, un re come Enrico VIII. Discusso perché? Perché se sapete comunque di chi sto parlando, Enrico VIII è stato colui che ha dato il via allo scisma anglicano, colui che si è proclamato capo della Chiesa d'Inghilterra. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista la Mantel regala a un personaggio enigmatico, molto scaltro, furbo e calcolatore, un lato a livello di romanzo, un lato umano che credo nessun altro prima gli abbia dato. Diciamoci la verità, Thomas Cromwell è passato a noi come un uomo senza scrupoli che non si è fatto alcun tipo di problema a mandare al rogo, insomma, comunque a mandare a morte persone che non la pensavano o non si piegavano, non accettavano l'idea di poter giurare fedeltà a quella che era la nuova regola, cioè il re come capo supremo della Chiesa. Thomas Cromwell diventa un personaggio enigmatico, sì, e molto molto interessante, perché di lui riusciamo a conoscere sì il lato umano, ma anche tutti i ragionamenti, le manovre politiche, le conoscenze, gli incontri, i favori e quant'altro che faceva, si scambiava con determinati personaggi in modo da poter ottenere determinati favori o determinate accondiscendenze, diciamo così. Thomas Cromwell è un personaggio molto molto affascinante, almeno nella penna di Hilary Mantel, perché è un uomo che diciamo si è fatto strada da solo, insomma, ha girato per tutta Europa, conosce l'italiano, conosce il francese, conosce diverse lingue, e questa sua attività lo porta poi ad avere un ruolo predominante in quella che è la politica poi di Enrico VIII. Prima di approdare tra le braccia, tra virgolette, di Enrico VIII, Thomas Cromwell era in realtà il braccio destro di Wolsey, che era appunto il cardinale al quale il re faceva riferimento perché era insomma il suo consigliere personale. Il ritratto che viene fatto, abbiamo detto, è piuttosto umano. È uno che comunque soffre, almeno all'inizio del libro vediamo come soffre. All'inizio noi lo conosciamo come Thomas, nel senso che noi leggiamo quelle che sono le sue gesta e insomma il suo lavoro e quant'altro. È un avvocato, questo non l'ho detto, ma conosciamo il suo lato familiare, Thomas di qua, Thomas di là, il cardinale, quando va a fare rapporto al cardinale in merito a un viaggio che ha fatto, oppure rivediamo lui da bambino, insomma, che le prende di brutto, prende botte da suo padre, che è un uomo piuttosto violento e anche alticcio per più della metà del tempo. Mentre nella seconda parte viene definito Cromwell, ecco che la Mantel ci comincia a delineare quello che poi è diventato il personaggio storico, quello che poi è passato alla storia, insomma, come personaggio piuttosto scaltro, saggio, calcolatore, il consigliere del re, quello che insomma non si è fatto alcun tipo di scrupolo a spezzare in due, se così possiamo dire, la Chiesa. La Chiesa viene anche descritta, tra l'altro, in maniera particolare. È strano vedere in bocca a un cardinale l'idea, almeno secondo la mia misera visione della cosa, vedere come in bocca al cardinale ci sia l'idea di un sagittario, cioè si parla di segni zodiacali. All'epoca si parla di segni zodiacali quando si faceva riferimento al re, e diceva che era nato sotto il segno del sagittario o dello scorpione, non ricordo, e quali fossero le sue influenze astrali. Quindi in questo senso ci fa capire quanto non fosse presente in realtà la fede all'interno della Chiesa,
e quindi come fosse semplice da parte, insomma, di Cromwell, di chi per lui, non preoccuparsi di spezzare questa entità così vasta come la Chiesa. Vengono appunto defraudati i monasteri e quant'altro di quelli che sono i loro averi, quindi vengono espropriati di queste proprietà terriere e vengono regalate ad altre persone che poi vanno a sostenere il re. Vero è che il re in questo ambito sembra una persona piuttosto decisa, anche se cerca continuamente quello che è l'appoggio altrui. Molto particolare è anche il ritratto di Caterina d'Aragona, una donna piuttosto forte, non irruenta, ma forte nelle sue decisioni e anche piuttosto tenace, se così possiamo dire. Anna Bolena è un po' la geisha della situazione, così possiamo dire, perché diciamo che il re ha già avuto modo di conoscere biblicamente sua sorella Maria Bolena e potrebbe fare tranquillamente la stessa cosa con Anna, solo che Anna riesce a convincerlo a farsi sposare. E come? Perché il re non ha avuto ancora un erede maschio che sia legittimo da Caterina e quindi potrebbe averlo nel caso in cui si risposasse. Ed ecco che vanno a rielaborare l'idea del matrimonio, il fatto che lui abbia sposato la vedova di suo fratello, perché aveva un fratello, Enrico, che era più grande di lui e che insomma doveva regnare a posto suo, che aveva sposato Caterina. Riescono a dimostrare che questo fratello non ha consumato il matrimonio con Caterina d'Aragona, quindi lui a quel punto non avrebbe mai potuto sposarla e quindi rende invalido il proprio matrimonio. Tutti i cavilli, tutte queste cose che va a ricercare Cromwell e insomma la sua brigata in qualche modo. Tutti questi giochi di matrimoni, di alleanze, di conoscenze, questo reticolo sembra costruito ad arte dalla Mantell, ma in realtà è ciò che è realmente avvenuto a quei tempi, proprio per permettere al re di fare come meglio credeva. Anche l'idea che venga, insomma, che si dica che il Papa, che era quello che si era più opposto all'idea di del divorzio, ecco, tra Caterina d'Aragona e Enrico VIII, o comunque allo scioglimento del matrimonio. Anche il fatto che si dica che una volta morto c'è gente che esulta, un papa che muore, la gente che esulta, fa capire quanto avessero in considerazione l'idea di Roma cristiana. Quindi possiamo dire che il reticolato che intesse, la trama che intesse la Mantell è davvero molto interessante. Deve essersi sì documentata, ma ha comunque fatto un ottimo lavoro. Vi troverete ad assistere a delle conversazioni con il discorso diretto che poi piomba così di botto nel discorso indiretto. Le cose scritte, le cose dette nel discorso indiretto un po' sembrano come delle inquadrature da lontano, quando non si vedono proprio, la scena non è alternata tra il volto di un personaggio e un altro volto, piuttosto quando li si vede confabulare da lontano. Altre volte il discorso indiretto sembra essere un modo per rivelarci un segreto, ecco, qualcosa che magari non dovremmo sapere, qualcosa che potrebbe essere messo tranquillamente tra le righe. All'inizio il lettore viene spiazzato perché da un momento all'altro ci si trova dal discorso diretto all'indiretto e all'inizio non capivo, dovevo rileggere le frasi per riuscire a capire che era un discorso indiretto. A volte sembra più un fast forward, qualcosa che viene detto, sì, per farlo recepire il lettore, ma che viene letto più velocemente per stemperare un po' quello che dovrebbe essere, il messaggio che deve passare, ecco. Io trovo che questo libro sia davvero molto bello. Io l'ho comprato su Libraccio, è composto da circa 700 pagine, su Libraccio l'ho pagato 11 euro, anche se ho trovato delle pagine letteralmente strappate. Voi dite, non te ne sei accorta prima? No. Troviamo dei personaggi, a parte il fatto che conosciamo quella che è un po' la giurisdizione del tempo, ma riusciamo a incontrare dei personaggi davvero molto molto interessanti che possono spiegarci quello che succedeva all'epoca, come si morisse di peste, il fatto che ci addormentasse e non ci svegliasse più, e come un uomo come Cromwell dovesse appunto abbandonare l'idea di umanità che più lo caratterizzava, a un certo punto si dedichi anima e corpo a dare, sì, a dare a lei ciò che vuole, cioè Anna in sposa. Allora, questa è una frase che secondo me riassume appieno quella che è la seconda parte, quella che vede più concentrata l'idea su Cromwell
in quanto Thomas Cromwell, piuttosto che Thomas in quanto componente di una famiglia con dei figli, dei servitori. Ecco, è come se Thomas Cromwell fosse diviso in due parti. Nella prima parte abbiamo Thomas Cromwell che collabora con Wolsey, e Wolsey, il cardinale, lo rende quasi più umano, la vicinanza con lui. Poi Thomas Cromwell, che si affianca al re, diventa suo consigliere, si dedica anima e corpo al lavoro. E quindi la seconda parte credo che sia bene evidenziata da questa frase. Il mondo non viene governato dove crede lui, dalle fortezze di confine e da Whitehall. Il mondo è governato da Anversa, da Firenze, da luoghi che neppure immagina, da Lisbona, dai porti da cui fanno rotta verso ovest, arsi dal sole, le navi con le vele di seta. Non dalle mura del castello, ma dagli uffici della contabilità. Non dallo squillo del corno, ma dallo schiocco dell'abaco. Non dal crepitio del meccanismo del fucile, ma dallo scricchiolio della penna sul vagliacambiario che paga per il fucile l'armaiolo, la polvere e la pallottola. Quindi fa capire come la guerra sia ormai, quasi come succede adesso, fatta a livello economico più che a livello di armi e sangue e spargimenti di sangue e quant'altro. La storia si conclude un po' con della malinconia. Ecco, io posseggo il secondo volume. Il secondo volume in originale si chiama Bring Up the Bodies, che non so che significhi esattamente, quando forse lo troverò nel libro capirò, mentre in italiano è arrivato con Anna Bolena, Una questione di famiglia, anche se insomma andando a leggere poi su Wikipedia ho scoperto altre cose. Per esempio c'è un personaggio che è citato in questo libro che si chiama Elizabeth Barton, che è chiamata la giovinetta, che era una ragazza che effettivamente ai tempi di Enrico VIII diceva di avere le visioni di santi che le spiegavano chi finisse l'inferno, chi in paradiso, se fosse giusto quello che faceva il re, cioè il fatto di sciogliere, comunque di rendere nullo il suo matrimonio con Caterina d'Aragona e prendere in moglie Anna Bolena, quant'altro. E ho notato che questo personaggio, Elizabeth Barton, non è presente, cioè io l'ho trovato come personaggio su Wikipedia inglese, perché su quello italiano non sono riuscita a trovarlo. Comunque si ha modo di venire a conoscenza di molti modi di fare, di mangiare, cosa si faceva alle feste e quant'altro, in una famiglia a quell'epoca, che non è, è una cosa da poco, ecco. Io vi ho parlato molto della trama e poco della forma della Mantel. Io posso dire che è scritto benissimo, secondo me, questo libro, ed è molto interessante, specie se amate i romanzi storici. Se non li amate, insomma, cercate di evitare. È bello perché a livello di politica è davvero interessante. Il personaggio di Cromwell appare praticamente come un astro nascente, ecco, abbagliante la sua figura. Che altro? Purtroppo non ho avuto modo di leggerlo molto velocemente a causa di impegni di vario genere, e quindi il fatto di aver prolungato la lettura mi ha un po' staccato. Ho questa idea, insomma, della trama, no? Il fatto che se si allunga la trama è come se si infeltrisse una maglia di lana, cioè scaldasse poco, infine. Eppure, nonostante questo, con quel libro devo dire che mi è piaciuto molto. Se siete appassionati, dicevo, di romanzi storici o comunque di intrighi di corte, non intrighi di corte a livello di gossip, chiariamoci, non sono fatti a quel livello, ci sono delle informazioni che passano attraverso i gossip di corte, ma non è assolutamente incentrato su quello, si guarda molto più il lato politico, giuridico, economico della situazione, oltre che con le alleanze oltre che alle alleanze all'epoca presenti in Europa. Quindi se vi piace semplicemente la storia, penso che dobbiate assolutamente optare per questa lettura, che è davvero interessante. L'ha pubblicato la Fazzi da poco, il seguito, e io posseggo già il seguito, quindi poi avrò modo di leggere il secondo e magari dirvi cosa ne penso. Nel caso in cui qualcuno di voi l'avesse letto, mi piacerebbe molto conoscere la vostra opinione. Detto questo, credo di aver detto tutto, vi ho annoiato per molti minuti. Vi saluto e come sempre vi auguro buone letture. Ciao a tutti, alla prossima!